A Montesilvano questa mattina sono stati registrati particolari disagi alla viabilità dopo la chiusura di alcune arterie stradali strategiche, tra le quali la tangenziale di Pescara. Chiusura necessaria per consentire dalle 9 alle 17 di realizzare una serie di interventi di manutenzione straordinaria alle linee elettriche aeree da parte di E-Distribuzione S.p.A. Sono stati predisposti percorsi alternativi sia per i residenti che per gli automobilisti di passaggio sul territorio comunale. La prima interruzione, quella della tangenziale di Pescara, nel tratto compreso tra l'uscita di Santa Filomena Pescara Nord e il cimitero di Montesilvano. Chiusa al traffico la galleria Pianacci e il traffico proveniente da sud a nord è stato dirottato verso l'uscita di Santa Filomena al confine tra le due città adriatiche. Dalla tangenziale di Pescara, che accede tramite la rampa di Corso Umberto a Montesilvano, può procedere solo in direzione asse attrezzato, mentre resta chiuso lo svincolo verso la galleria Pianacci. Nel quartiere Ranalli, ossia quello nelle immediate vicinanze del cimitero di Montesilvano, la viabilità è stata interrotta tra via Chiarini e via Togliatti. I veicoli non possono procedere né verso l'asse attrezzato né verso il bivio che conduce al borgo storico di Montesilvano. Chiusa al traffico anche la strada di competenza provinciale di via Togliatti, che dal cimitero di Montesilvano conduce alla zona collinare fino ad arrivare in piazza Calabresi. I residenti possono percorrerla soltanto in discesa in direzione collina centro cittadino. Si può accedere da via De Gasperi a Santa Filomena. Tutti gli altri veicoli possono transitare e lasciare Montesilvano Colle solo ed esclusivamente utilizzando via De Gasperi. Per rendere più agevole il traffico e per limitare i rallentamenti alla viabilità, nei giorni scorsi in tutti gli incroci interessati sono stati posizionati segnali stradali temporanei.